Gloria a Dio nel nome di Gesù. Carissimi, carissime che ascoltate, vi voglio ancora tramite questa registrazione avvertire, avvisare a non dare retta alle dottrine dell'errore, alle dottrine fasulle, diaboliche, umane, che si stanno intrufolando in mezzo al popolo di Dio, venti di dottrine diverse che soffiano contrariamente alla volontà di Dio e vengono a sbattersi, a colpire violentemente la Chiesa di Gesù Cristo. Perciò in questi ultimi tempi noi dobbiamo avere il discernimento, avere gli occhi spirituali ben aperti, mettere veramente l'intera armatura di Dio, come dice Efesini capitolo 6, e stare saldi nella fede, combattere strenuamente, ardentemente per la fede, per la vera fede che ci è stata data una volta per sempre tramite le sacre scritture. Stiamo saldi nelle sacre scritture, stiamo saldi nella verità, stiamo saldi nella parola, perché questi ultimi tempi purtroppo molti stanno dando ascolto a spiriti seduttori, a insegnamenti errati, a insegnamenti che vengono dalle tenebre, e molte persone piano piano si allontanano dalla verità e contaminano il loro cuore, contaminano la loro vita dando ascolto a insegnamenti errati, dai quali noi dobbiamo stare attenti come figli di Dio, come credenti nel Signore Gesù Cristo. Dobbiamo essere piantati nella roccia della verità, che è la parola del Signore, che è la sacra scrittura, la parola che ci è stata donata dal principio dal nostro Signore. Ma oggi molti purtroppo stanno dando retta, stanno dando ascolto, stanno dando spazio a dottrine e interpretazioni umane, oserei dire diaboliche, dottrine estranee, teologie nuove, estranee alla parola e alla volontà di Dio. Oggi molte rinnegano sfacciatamente, per esempio, la verità di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo, un solo Dio in tre persone, che fin dal principio ci è stato insegnato e tramite lo Spirito Santo noi lo possiamo comprendere, anche se per la mente umana è difficile, ma tramite lo Spirito di Dio, tramite un cuore arreso a Cristo, noi possiamo capire con certezza, con piena convinzione, in un modo sicuro ed incrollabile, che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, e non è solo Gesù come alcuni intendono. Alcuni negano la verità di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ma altri negano la grande verità che la salvezza è disponibile per tutti, dicendo che Gesù è morto solo per alcuni prescelti, facendo praticamente nullo per molti il sacrificio della croce, annullando così la potenza, l'efficacia del sangue di Gesù per chiunque crede, per chiunque ascolta l'Evangelo. Ma la parola di Dio dice che Cristo è morto per tutti, perché tutti erano morti nel peccato, allora lui doveva morire per tutti. Dio lo ha dato, Dio lo ha mandato per il mondo intero, affinché chiunque creda in lui non si perda ma abbia vita eterna. Alleluia. Questa è la verità, l'antica verità che ci è stata trasmessa. Cristo è morto per tutti, la salvezza è disponibile per tutti, poiché sta scritto: chiunque avrà creduto, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, dice la parola. Ma oggi molti negano questo e vogliono dire che la salvezza è solo per alcuni prescelti. Cari, viene da Dio questa dottrina? No, è l'avversario che cerca di negare, di impedire, di ostacolare la salvezza degli uomini.
perciò vegliamo e siamo sobri. Altri invece negano la realtà, la verità biblica del rapimento della Chiesa o del ritorno di Cristo per la sua sposa. Molti negano che Gesù ritornerà prima per la Chiesa e la Chiesa sarà tolta dalla terra e noi non saremo più trovati come fu per Enoch. Enoch, dice la parola, fu trasposto, fu trasportato in cielo, fu rapito da Dio, non fu più trovato. Così sarà per la vera Chiesa, per coloro che amano il Signore, che vivono in comunione con Lui, che si stanno santificando, che hanno le lampade accese. Il Signore verrà, la stella del mattino sorgerà e Lui ci porterà nella gloria. E il mondo, i perversi, i malvagi non ci troveranno più, il mondo continuerà avanti. Ma alcuni negano questa verità, altri negano la verità del battesimo con lo Spirito Santo o dei doni con lo Spirito, dicendo che era solo per gli apostoli. Negano il battesimo con lo Spirito, la potenza dello Spirito di Dio, ma questa promessa è per tutti quelli che il Signore chiamerà, per tutti quelli che avranno creduto nel mio nome, dice il Signore, parleranno nuove lingue. Ma molti oggi, sfacciatamente, nella loro confusione, nel loro errore, nel loro traviamento, nell'inganno nel quale sono caduti, negano la verità del battesimo con lo Spirito Santo e con l'evidenza di parlare nuove lingue. Cari, preghiamo Dio abbia pietà di loro, stiamo saldi nella verità. Altri purtroppo negano e si oppongono alla via stretta, alla via della santificazione, dicendo che Dio è amore, che Dio guarda solo il cuore, che tutti saremo salvati. La dottrina dei salvi sempre salvi. Cari, un altro grande inganno degli ultimi tempi, perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Perciò siamo saldi nel Signore. Amen e amen.